Per il terzo anno consecutivo il maestro Calogero Garzia riveste la carica di capitano della Real Maestranza, ma solo quest'anno potrà indossare il suo abito che aveva dovuto conservare per tutto questo tempo e guidare così la processione del Mercoledì Santo 2022. Potrà assaporare ogni singola emozione, come ricevere le chiavi della città o ancora tenere tra le proprie braccia il crocifisso velato. Dal passaggio di consegne tra le cariche capitanali avvenuto poco prima dell'inizio del lockdown nel 2020, il capitano è stato presentato nuovamente in cattedrale in occasione del passaggio di consegne tra i portabandiera, alabardieri e portabaldacchino uscenti ed entranti di tutte le categorie della Real Maestranza. È un fidanzamento che è durato 3 anni, quindi è molto emozionante. E mi dispiace che sono il capitano della pandemia pure. Questo mi dispiace, però grazie a Dio siamo qua. Le emozioni sono enormi, non si possono definire perché ci speravo che finisse questa pandemia e finalmente arrivasse questo giorno. Chi ha fede e crede in Gesù Cristo sicuramente arriva quel giorno. Basta pregare che poi si arriva, che noi magari siamo scoraggiati, però avendo fede, ecco questo giorno che è importante. Il professore Vizzi ha fatto un bel vestito, veramente. E mi dispiace che lui non c'è, però ci guarderà dal cielo. Io spero che i ragazzi prendano questo tipo di lavoro, di artigianato, che ormai è come una laurea che migliorerà la loro vita, non è come il passato, perché essendo che sono pochi chi intraprende questo lavoro, sicuramente avrà dei privilegi. Innanzitutto io non immaginavo che potevo essere la moglie di un capitano, che io non sono di qua, sono di Sommatino, però la vedevo in un modo diverso questa festa. Ora la sto vedendo proprio, la sto vivendo al 100%. Le auguro che si vive tutto questo proprio in maniera, intanto religiosa, che lui è un religioso proprio. Perché è una festa di Rello Società e quindi non è religiosa la festa. Poi tutto il resto, i festeggiamenti, tutto quello passa in secondo tempo, però lui è molto religioso e ci tiene tanto. E che se la vive bene e che sia sereno. Che in questo momento lo vedo molto sereno innanzitutto e felice. La cerimonia del 3 aprile è stata anche l'occasione per presentare i capitani emeriti, presidenti di categorie e anche le cariche capitanali, un appuntamento che, data la situazione attuale, è stato spostato rispetto alla tabella di marcia tradizionale nel programma di quest'anno. Dopo 2 anni finalmente stiamo riprendendo le nostre processioni, ma alcune cose man mano ci stiamo riavviando, le abbiamo un po' cambiate perché per motivi di assembramenti. E per motivi di assembramenti significa questo cambio di bandiera, alabarde e alabarde, portabaldacchino e la presentazione del Presidente e Capitani Emeriti, questo si è svolto sempre il sabatino del Capitano. Ma per evitare, come dicevo poco fa, cioè per assemblamento, l'abbiamo svolto, abbiamo deciso di farlo la domenica 3 aprile, la domenica prima delle Palme.